Il congresso delle UIL FPL rappresenta un momento di grande e intensa discussione e anche di riconoscimento per dei lavoratori che rappresentano il mondo della sanità, degli enti locali, ma in primis della sanità, i famosi eroi, insomma. Durante la pandemia medici, infermieri, OS, tutta una serie, amministrativi, persone sono state in prima fila e che oggi sono state assolutamente dimenticate. Noi intendiamo rimettere al centro la necessità di una sanità al servizio dei cittadini, una sanità pubblica e che quindi sia uno strumento che possa garantire il diritto alla salute. È un tema fondamentale, è un tema dirimente e la pandemia ha dimostrato quanta debolezza c'è sui temi della sanità nel nostro territorio. Quindi rilanciamo con forza la necessità di dare una buona salute e dare servizi a favore dei cittadini. Credo che la grossa scommessa che avremo nei prossimi mesi, ma penso anche nei prossimi anni, sia legata alla riforma sanitaria territoriale siciliana, che è partita col progetto presentato dall'assessore alla salute e che però ci fa nutrire dei dubbi sulla tempestività della presentazione, stante che stiamo arrivando alle elezioni regionali e quindi questo governo non sappiamo se con le sue divisioni e con le sue problematiche interne se questo governo è in grado e sarà in grado di poter portare a termine questo tipo di riforma così importante che da anni manca in Sicilia. Ormai è da 3 anni che aspettiamo questo rinnovo contrattuale, soprattutto i colleghi della sanità ma anche quelli delle autonomie locali, è da troppo tempo che attendono questo rinnovo. Eravamo convinti che anche rispetto a questa terribile pandemia ci sarebbe stata molto più attenzione da parte del governo, invece ancora una volta siamo qua a dover lottare giorno per giorno per riconoscere il diritto e la professionalità dei nostri operatori. Oggi lascio la guida della UIL FPL, lascio la guida a un gruppo molto molto preparato, un gruppo molto formato, che siamo cresciuti insieme, quindi siamo un gruppo molto molto coeso. Abbiamo fatto un'infinità di battaglie, recentemente ad esempio abbiamo avuto la sentenza del demansionamento. C'è il personale infermieristico che svolgeva a volte le mansioni di infermieri, faceva, perché in assenza di personale OSS svolgeva anche le funzioni di mansione di OSS, ha avuto riconosciuto dal giudice ordinario il demansionamento con una soddisfazione economica ma principalmente una soddisfazione morale, perché non è soltanto i soldi ma c'è anche l'aspetto morale per il quale noi UIL FPL siamo sempre battuti, dicendo questo personale ormai svolge funzioni, non più mansioni, e deve essere utilizzato per le mansioni previste dalla qualifica. Questa è una cosa bellissima. Abbiamo fatto l'ultima esperienza, ad esempio incontro i manager, ci sono manager che non riconoscono il ruolo del sindacato, ad esempio la vicenda di Mistretta con la convenzione stipulata dall'ASP di Messina con la Fondazione Giglio. Hanno dato in uso locali di Mistretta, di gestione di rami di attività, senza aver sentito per nulla il sindacato. Noi abbiamo fatto condannare il manager, il commissario Alagna, dal giudice ordinario per attività antisindacale, lo abbiamo costretto, ai sensi del contratto di lavoro dell'articolo 5, di avviare un tavolo negoziale che ancora non si è concluso per quanto riguarda l'aspetto di Mistretta. Ma ne abbiamo fatte di questioni, tantissime ne abbiamo fatte.